Land Art, con la quinta edizione di Humus Park. Nel Pordenonese ha coinvolto 3 comuni, 3 parchi e oltre 80 artisti provenienti da 13 paesi del mondo. Nel Pordenonese la quinta edizione di Humus Park. Abilità tecnica, ispirazione e dialogo con l'ambiente hanno dato vita a opere realizzate con materiali naturali en plein air, visitabili per tutta l'estate finché saranno riassorbite dallo stesso territorio. In servizio di Tino Zava. Le politiche che governano il mondo sono un po' distruttive. Invece la Land Art, questa bellissima manifestazione, offre la possibilità ai ragazzi, come me, molto giovani, di avere questa esperienza, di perdersi nella natura, ed è bellissimo. Una biennale che suscita emozioni promuovendo un nuovo rapporto con la natura sia da parte degli artisti sia da parte dei visitatori, coinvolti loro stessi nell'atto creativo visitando i parchi già durante il meeting per spiare il lavoro dei protagonisti e le fasi di realizzazione delle opere. Su tutto questo si innesta l'arte della terra che sposa l'ambiente, che dialoga con la natura, da cui trae a sua volta ispirazione. Il fascino di quest'arte è scoprire le bellezze che normalmente non vediamo, perché uno passa per la strada, passa per un bosco e vede gli alberi ma non vede i dettagli. Dovendo lavorare con i dettagli automaticamente impariamo forme, colori e capacità e possibilità di connessioni che normalmente non abbiamo. 80 artisti si sono alternati nelle 2 settimane lavorando a coppie e osservando regole scrupolose. Per le loro creazioni hanno potuto utilizzare esclusivamente materiali trovati sul posto: rami, foglie, sassi, terra e acqua, alberi e rovi, anche il vento se lo si riesce a imbrigliare. Dal magico intreccio tra abilità tecnica, ispirazione e dialogo con l'ambiente nascono le opere inserite in gallerie a cielo aperto, visitabili per tutta l'estate fino a che Madre Natura, che ricordiamoci le ha solo prestate, se ne riapproprierà. Un'arte elitaria nemmeno per sogno. Una delle cose più importanti che noi vogliamo, cerchiamo di far capire alla gente, è quello che questo non è un gioco d'élite. Questo è un gioco che tutti devono poter fare. La natura non è per pochi, la natura è di tutti. Una scenografia d'eccezione per la prima settimana trascorsa sulla pedemontana pordenonese tra Polcenigo e Caneva. Una location straordinaria, il Palù di Livenza, alle sorgenti del fiume, zone umide tutelate dall'UNESCO. Secondo turno con altri 40 protagonisti a Pordenone in 2 parchi, quello del Castello di Torre e quello del Seminario, chiuso da 2 rami del Noncello, un'isola nel verde dove sono ancora visibili le tracce della produzione di foraggio col sistema delle marcite, anche questi luoghi dalla ricca vegetazione dove abbonda l'acqua di risorgiva. Non mancano i nomi illustri come il sudafricano Strydon van der Merwe, riconosciuto tra i maggiori artisti mondiali del genere, o come Pedro Campos Costa, l'archistar portoghese, autore dello spettacolare ampliamento dell'acquario di Lisbona. La ragione che l'ha portato qui? È una buona domanda, evidentemente anche devo chiedere un po' a me stesso. La mia architettura è molto sempre inserita nella natura e ha una preoccupazione grossa col contesto e con quello che è intorno. Dunque questo è anche un modo di fare un esercizio, diciamo una prova, di qua in questo luogo. Provare a fare un'altra volta architettura. Ampliata quest'anno anche la presenza degli studenti, con l'intento di coinvolgere sempre più le nuove generazioni in quest'arte affascinante. Rappresentate a Humus Park 2016 le maggiori accademie italiane, da Venezia a Brera, da Bologna a Torino. Ci aspettiamo un'esperienza, quella è la cosa importante, poi lo scambio culturale con altre persone, visto che arrivano da tutto il mondo. E quindi la cosa importante è il melting pot e il rimescolamento culturale. Questo lavoro mi ha aperto molto la mente e mi ha fatto capire tante cose. E che alla fine io sono una ragazza un po' schizzinosa, però stando in mezzo alla natura, cioè mi sono innamorata della natura. L'idea ci è venuta lavorando sul posto, abbiamo visto che camminando si inciampava sulle radici e abbiamo pensato di costruire un vaso a simboleggiare l'uomo che tenta sempre di racchiudere la natura
e le radici che escono da questo vaso simboleggiano la natura che va oltre i confini che gli impone l'uomo.